e i popoli con rettitudine. Fratelli e sorelle, caro Leonardo, giuste autorità, cari amici dell'Asia Confraternita, popolo santo di Dio, al centro dell'altare il crocifisso. Torniamo indietro, vedete, abbiamo ancora un altare di spalle, perché dice giustamente che una volta tutte le chiese, quando si celebrava l'Eucaristia, erano orientate verso Oriente. E che cos'è l'Oriente? Il luogo da dove sorge il sole. Il sole è carissimo. Il popolo ugualmente deve tutto orientarsi verso Oriente quando celebra l'Eucaristia. Allora il crocifisso è questo Oriente verso il quale, durante le nostre celebrazioni, dobbiamo sempre orientarci, tutti, pastore, sacerdote e popolo. È Cristo l'Oriente, cioè la salvezza o il popolo che la celebra, ma è Cristo. È Lui che noi celebriamo, morto e risorto per noi. Questo crocifisso oggi ci ricorda che c'entra allora non solo delle nostre celebrazioni, ma della nostra vita è Lui che è morto e risorto per noi. E noi a Lui dobbiamo orientarci, dobbiamo guardare. Potrebbe essere di moda anche oggi. Anche oggi diciamo che sta per venire la fine del mondo. Signore, poi nel Vangelo ci dice state sereni, perché nessuno lo sa. Neanche quelli che dicevano sarebbe venuto. Yeah.
affidati alle azioni del Signore. Grazie.
ringrazio Don Leonardo per avermi concesso la possibilità di esprimere a tutti voi la mia emozione e le mie riflessioni per questa giornata. Prima di tutto voglio ringraziare tutti i presenti per aver partecipato a questa cerimonia, particolarmente cara a tutti i confratelli che ho l'onore di rappresentare. Sua Eccellenza Monsignor Mauro Parmigiano, e dal momento del suo insediamento nella diocesi di Tivoli è stato un costante riferimento con mirati consigli sulla procedura da adottare per conseguire l'odierno risultato, nonché un aiuto morale nei momenti di difficoltà incontrati. Le autorità civili e militari, comandante dei vigili, che con la sua loro presenza hanno dato ancora più lusso a questa manifestazione. I gruppi parrocchiali, Azione Cattolica, catechisti, cantori e tutti i parrocchiani che ci hanno sostenuto e ci sostengono con la loro presenza, disponibilità e preghiera. Tutti presenti che ci hanno dedicato il loro tempo in questa bella giornata. L'idea e la necessità del restauro della croce nasce nel corso di una processione nel settembre del 2008 a Velletri. In quella occasione, anche a causa del cattivo tempo, la croce da sempre compagna delle partecipazioni del sodalizio alle celebrazioni processionali